località Rocca Bosambra, è stato rinvenuto un cadavere con un sasso nella bocca. Trattasi di delitto di mafia, in quanto l'atto spregiativo indica che il morto ha parlato infrangendo la legge dell'omertà. La definizione che do del cinema è, a mio avviso, totalmente rivoluzionaria. Perché? Perché fino adesso il cinema è stato definito come montaggio da Eisenstein, che è il più grande teorico e cineasta del passato, ed è stata definita, lo si definisce ancora oggi, le immagini in movimento. A mio avviso tutte e due le definizioni sono errate, intendiamoci, giustamente errate, perché i cartoni animati, per esempio, sono veramente immagini in movimento, no? E quindi questo errore che è stato fatto è giustificato. Praticamente Eisenstein pensava di fare della pittura in movimento, la voleva fare davvero, ma il cinema c'ha anche il sonoro. Non a caso Eisenstein con Aleksandrov e Pudovkin rifiutò il sonoro con un manifesto addirittura. Vi ricordate il manifesto dell'asincronismo, che è di una eccentricità incredibile, perché propone di usare il sonoro in modo non sincrono, quindi eccentrico, nel senso che non si capisce come si può usare un sonoro tale. E allora alla barbarie delle autorità militari di Odessa rispose il fuoco della corazzata. Il teatro Michegne di Odessa. Il quartier generale. L'unico che lo usa davvero è Ghezzi, quando alle 2 di notte nella terza rete appare parlando con la voce fuori campo, quindi lui parla, fa, ma non si sente quello che, cioè si sente quello che dice in un altro caso. Uno dei motivi per cui lo fa, mi hanno detto, che è perché non ci sta, è assente, sta in un altro posto, e allora per ovviare a questa sua assenza registra la sua voce a proposito del film che deve essere presentato quella sera, e la manda in onda così, fuori sincrono. Però è un'eccentricità anche questa, bisogna ammettere, no? Ritorniamo a bomba al discorso di che cos'è il cinema. Questa riflessione che ho fatto, che il cinema è la trascrizione, la scrittura della percezione audiovisuale, è rivoluzionaria. Perché? Perché intanto stabilisce che il cinema a cartoni animati è un altro linguaggio, non è lo stesso linguaggio. È la pittura in movimento, esattamente, come si diceva prima. E la telecamera, la camera dei Lumière registra qualcosa di eccezionale. Che cos'è la percezione? È la prima forma del pensiero. Quindi la camera dei Lumière registra il pensiero percettivo, che è straordinario, è rivoluzionario assolutamente.
viene questa conclusione che la televisione, che ha per carità un suo linguaggio e le sue tecniche, è il perfezionamento della cinematografia dei Lumière e di Edison, perché diciamoci la verità, il vero inventore del cinema non è Lumière, non sono i fratelli Lumière, è Edison, che arrivò a riprendere appunto la percezione, ma non a fare la proiezione in pubblico. Lì ci sono arrivati i Lumière, devo dire con molta bravura, intendiamoci, ma i Lumière utilizzarono la macchina da presa di Edison. Un'altra, l'ho già detto, conclusione di questa affermazione è che il cinema a cartoni animati è un linguaggio a parte. Questo non vuol dire che sia inferiore, per carità, non si stabiliscono classifiche in questa mia definizione, però si stabilisce un principio fondamentale, che è quello che il pensiero audiovisuale può essere registrato e visto come una testimonianza addirittura. Infatti avrete visto che davanti alle banche o davanti anche a un semplice negozio ci possono essere delle telecamere che registrano tutto quello che avviene davanti al negozio o alle banche. Bene, se qualche gangster rapina una banca, viene ripreso e il suo crimine viene documentato, quindi può essere benissimo riconosciuto e acciuffato. Questo porta a dire che la testimonianza è sì soggettiva, perché un soggetto si suppone che sia sempre dietro la telecamera, anche se la telecamera agisce da sola, però chi l'ha impostata, chi l'ha piazzata in un punto preciso, un punto di vista, no? E il punto di vista è sempre soggettivo, a mio avviso. Non esistono inquadrature oggettive. O meglio, certo che si può assolutamente fare delle inquadrature oggettive. Per esempio, quando io riprendo Mussolini che sta a parlare sulla famosa finestra di Piazza Venezia, è una testimonianza soggettiva la mia. Ho piazzato la macchina da presa in un certo punto, ho iniziato a girare a un certo momento. Queste sono scelte molto soggettive, importantissime. Ma l'oggetto della ripresa esiste davvero, si chiama Mussolini, è un dittatore e tutto quello che io sto riprendendo di lui è un documento. Quindi vedete che c'è una soggettività, oggettività nel cinema straordinaria, che è quella poi in fondo degli storici. Tutti gli storici quando scrivono un libro di storia sono soggettivi e il loro desiderio più forte è quello di arrivare all'oggettività, no? Questo fa il cineasta.